Siamo qui al Circolo La Concordia di Firenze, dove i parenti e gli amici di Carolina Contini, la ragazza che ha tragicamente perso la vita in un incidente sulla Fipilì lo scorso 19 ottobre, si sono ritrovati per l'inaugurazione del murales in suo onore. Carolina era nostra figlia, era una ragazza stupenda, scusate. Oddio. Era una ragazza meravigliosa, era una bella ragazza, ma più che altro era una ragazza bella dentro e ci ha lasciato 25 anni meravigliosi e ci ha lasciato tutti questi ragazzi che con il loro affetto ci danno la forza di andare avanti. E noi questa festa l'abbiamo voluta per lei e per loro, per ringraziarli di tutto l'affetto, l'amore che ci stanno dando e ci danno veramente il coraggio di andare avanti perché è molto dura e molto difficile. E Carolina, senz'altro, io spero che sia qui vicino a noi, che stia vicino a tutti loro e che gli dia tanto per tutta la vita, tanta felicità. E questi occhi che veramente illuminino la strada di tutti e che ci dia la forza anche a noi di andare avanti. È duro dire qualcosa di Carolina. Stamattina eravamo in casa, tranquilli, per modo di dire, sul terrazzo e mi è venuta un'espressione da dire. Se avessi saputo realmente, no, e avessi letto la storia mia, sua, con quello che era Carolina, quindi leggere magari su questo libro che dopo 25 anni lei aveva avuto questa disgrazia, e io ho detto rifarei tutto quanto, perché ci ha regalato 25 anni incredibili, non solamente a noi, ma penso a tutti loro. Loro sono una testimonianza, questi ragazzi, di quello che era Carolina. L'allegria, la felicità, sì. La gioia di vivere, la gioia di vivere. Loro, ringrazio solamente loro che sono eccezionali. Si dice che i giovani non hanno valori, ma questi sono valori molto più forti, molto più grandi di tanti altri. Si parla di politica e di altre cose. Il bene forse è più grande di tutte queste cose qua. Quindi dico solamente grazie a tutti loro. Grazie a coloro che ci sono stati vicini e che ci saranno vicini ancora. Solamente questo. Grazie, Grazie. grazie, grazie. Il graffito che raffigura Carolina per averla sempre qui, come ha commentato un'amica della giovane, è stato disegnato da un ragazzo della compagnia che lavora in questo campo, ma alla realizzazione hanno partecipato tutti gli amici che alla fine hanno lasciato le impronte delle mani come un ultimo saluto. E come abbiamo visto, ci sono anche le impronte dei due cagnolini. Sappiamo che un ragazzo della vostra compagnia, Leonardo Borri, ha disegnato questo murales, ma avete partecipato un po' tutti, giusto? Giusto, ognuno ha messo il suo contributo per quello che poteva fare, poi l'artista era lui, logicamente ha dato le definizioni, tutte le sfumature, quello che poteva fare. È un artista completo e quindi anche solo per vederlo, per vedere come è venuto il disegno è stato favoloso. Poi è stata anche un'occasione per stare tutti insieme, per raccontarsi anche i momenti quando c'era la Caro, cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto nei momenti in cui si faceva il disegno. Secondo me è rappresentativo di Carolina questo murales? Per noi sì, per noi qualsiasi cosa può essere rappresentativa e questo è stato anche di più di quello che ci si poteva aspettare noi per come poteva venire. E niente, mi sembra che sia venuto abbastanza bene. Pur nella drammaticità di questa vicenda, i genitori e gli amici di Carolina hanno trovato il modo di farsi forza l'un l'altro e di riunirsi anche con legami che si erano un po' perduti in questo luogo che tante volte Carolina aveva riempito con la sua allegria. Voi siete due delle migliori amiche di Carolina, un ricordo particolare? Io ti posso dire che faceva parte della mia quotidianità, quindi qualsiasi cosa mi ricorda lei e la mancanza è estrema, veramente. Speriamo che con tutto questo rimanga questa unione che insomma in questi giorni si sta manifestando e che anche per i genitori di Carolina sia un aiuto, veramente come loro stanno aiutando noi speriamo di aiutare loro. Noi Carolina l'abbiamo conosciuta nel 2006, perché noi non siamo qui di Firenze, siamo di Donoratio ed Carolina è entrata nelle nostre vite quasi come se fosse una figlia, veramente, manca troppo, tanto. Carolina era figlia di questa coppia di genitori stupendi, amici, amici, amici proprio di famiglia, quindi
per noi un bel ricordo per lei davvero. Siamo di Donorato, dove lei veniva sempre a fare le vacanze con noi, siamo stati tantissimo insieme, infatti ci siamo divertiti un monte con lei, era l'anima delle nostre feste. Noi ogni manifestazione che facciamo, anche perché facciamo parte della Proloco dei Donorati, lei interveniva sempre con molto entusiasmo perché le piacevano molto queste cose. E quindi le esperienze insieme a lei sono state tantissime e ci manca tanto. Ci manca veramente tanto, infatti stiamo organizzando in memoria, ma non in memoria perché è una cosa che non ci piace per niente, ma diciamo che lei è ancora qui tra noi, ci piace fare uno spettacolo su di lei, con le sue abitudini, con le sue voglia di vivere, di scherzare e tutto, perché secondo noi è sempre qui con noi e ci piace tanto questo. Tu eri l'amica del cuore, raccontaci qualcosa di Carolina. Allora senti, un ricordo specifico io sinceramente non ce l'ho, perché comunque la Caro per me era... boh, era essenza realmente di giornata. Non ti so dire, cioè, l'ultima cosa che mi ha fatto è stato mettermi un cuore su Facebook. E è la cosa a cui tengo di più adesso. Perché so che l'ha fatto il cuore. E non so, mi manca. E tu questo cuore lo hai replicato su questo murales? Sì, che è quel tuo. Ed è l'unico modo che ho per fargliela avere vicino. Perché non ce l'ho fatta a rispondergli. Perché lei è morta troppo presto. Perché vedesse... gliel'ho commentato però. Gliel'ho commentato domenica. Però oramai era... sono arrivata in ritardo di un giorno. Però gliel'ho fatto qui. Così c'è. Tu sei un'amica d'infanzia, dacci un ricordo anche di quando eravate piccole magari. Allora, intanto abbiamo imparato a gattonare e poi a camminare insieme ed era buffo perché io non le staccavo mai la manina perché avevo paura di cascare se lei non mi teneva. Poi il nostro giardino sotto casa diventava tranquillamente navi pirate, alieni e tutto quanto, un'avventura diversa ogni giorno. Lei è sempre stata aderente alla vita, è sempre stata energica, spettacolare. Io ero lì che cercavo di seguirla e non ce la facevo. E mi ha accompagnato per tutti questi anni, quindi continuerà a farlo semplicemente perché abbiamo imparato a camminare insieme e quindi penso che io potrò camminare solo ed esclusivamente con i suoi passi.